Amici di Caffè Quotidiano, benvenuti alla seconda puntata di questo nuovo ciclo di trasmissioni che abbiamo iniziato a partire dalla scorsa settimana. Siamo sempre qui a Bar La Rotonda a San Marco Lamis. La scorsa puntata nostro ospite è stato Marcello Iannacone. Abbiamo parlato dell'AS di calcio, soprattutto siamo in attesa il prossimo mese di quello che accadrà per scoprire il futuro della squadra di calcio locale. Nel frattempo, in questa puntata cambiamo argomento, abbiamo un altro ospite e parliamo del sistema delle radiocomunicazioni, un sistema sempre presente, anche se con l'avvento delle nuove tecnologie è un fenomeno non abbastanza in uso come un tempo, ma molto importante perché esso è molto presente ed è di estrema importanza in casi di necessità. E alcune volte, come alcuni casi di cronaca hanno constatato, hanno salvato anche vite umane. Parliamo dell'utilizzo della radio. Abbiamo ospite il vicepresidente regionale del SER, Servizio Emergenza Radio, nonché presidente della SM27, il dottor Ciro Nardella. Voi amici di San Marco e oltre che ci vedete, sicuramente lo conoscerete già. Grazie Ciro, ti do del tu perché ci conosciamo da tanto tempo e collaboriamo insieme alla tua associazione. Infatti questa è anche una trasmissione che collabora con la SM27 e ti do il benvenuto al Caffè Quotidiano. Grazie e buonasera a tutti i presenti, ma voglio approfittare di questa occasione per congratularmi con Luigi con queste sue iniziative, perché attraverso queste iniziative riesce a portare e a espletare le problematiche che spesso assillano la nostra piccola cittadina e portarla a conoscenza un po' di tutti, perché attraverso la televisione o la radio tutti i cittadini possono essere informati e documentati. Quindi grazie. Le mie congratulazioni più vive, con l'augurio e l'auspicio che tu possa proseguire in questo tuo cammino e non vai come tanti altri giovani che si mettono seduti e aspettano il momento per decollare, ma decollare perché vogliono trovare altri lidi, altri spazi, ma tu a quanto pare sei molto addentrato e vuoi a tutti i costi restare insieme a noi sanmarchesi. Certo, assolutamente. E questo, ripeto, mi fa piacere, lo devo dire, come tanti altri giovani che si sono avvicinati alla nostra associazione, ma a tante altre associazioni, e collaborano attivamente per far sì che questo nostro paese riprenda i suoi, che abbiamo parlato anche con Marcello Iannacone dell'importanza dell'associazione, dell'associazionismo, del calcio, della situazione sono, in cui versa la nostra cittadina. Sicuramente, e ripeto, io faccio i complimenti a questi giovani proprio perché si danno da fare e proprio direi con i denti stretti combattono affinché la nostra San Marco ritorni ai vecchi tempi, così come le prime squadre e le prime giocate si facevano proprio qui. Ricordo qualche cartolina ancora dei vecchi tempi dove il campo sportivo era situato proprio nell'attuale, nelle vicinanze della villetta comunale. Sì. E infatti, detto da te, è sicuramente un punto di vista, quello del mondo dell'associazionismo e del volontariato, molto, secondo me, importante, visto che non è da oggi, ma è da più di 25 anni che sei impegnato in questo ambiente. Diciamo, è anche abbastanza difficile esserlo in maniera costante e quotidianamente così come è fatto, quindi penso che chi
fa parte di qualsiasi associazione non può che concordare con quanto tu stesso hai detto. Torniamo invece a noi all'argomento della nostra puntata, visto che hai portato qui la radio, per parlare appunto dell'utilizzo della radio. Innanzitutto, secondo il tuo punto di vista, ad oggi quanto è importante la radio, il sistema delle radiocomunicazioni, nonostante il mondo dell'informatica, della telefonia, che della tecnologia in generale, in qualche modo ha anche un po' passato questo sistema di comunicare? Sì, il sistema ormai è stato un po' superato con l'avvento del telefonino, però che cosa è, non dobbiamo mai dimenticarci che spesso questo piccolo apparecchio, che ormai diciamo alla portata di tutti, è diventato di vitale importanza, per tutti. Sì. L'utilizzo è sicuramente la necessità di questa nuova evoluzione che ha coinvolto un po' sia piccoli che grandi, perché io lo vedo anche ormai pure il mio nipote che ha tre anni, con il telefonino ormai ci vive e ci convive, perché è uno strumento sicuramente di grossa utilità ed importanza. Però non dobbiamo mai dimenticare quello che può essere nelle trasmissioni e nelle comunicazioni quella che può essere un apparato radio come questa che io ho adesso in mano. Da prima si usava il vecchio CB, ormai un po' superato, cioè, con la tecnologia. No, per chi non sa magari cosa CB sarebbe? Era un apparato radio, uno dei primi che è entrato, diciamo, in commercio e che serviva proprio per le comunicazioni. Questo prima dell'avvento di quello che poteva essere il telefono e il telefonino. Questo, il CB, come altri cose, era importante perché non ha bisogno, così come il telefonino o quant'altro, di grossi diciamo interventi della luce elettrica o di quant'altro, di bondi, per poter comunicare attraverso questi, ma comunicare in emergenza è la cosa più importante che la radio possa avere, perché in caso di emergenze, strumenti quando, ancora importanti, sì, quando le comunicazioni vengono interrotte per motivi meteorologici e quindi non riusciamo più ad avere comunicazione con il mondo esterno, e per mondo esterno io diciamo bypassando l'attuale sistema computer perché giustamente mica, diciamo, può anche succedere che il telefonino in quel caso non può prendere, oppure le vie di internet, come è successo, sono bloccate, in caso di ricopiare quello che funzionerà, sì, e funziona sempre, è questo piccolo apparecchio che ci permette di poter comunicare con l'esterno o in centrali operative come quelle che noi abbiamo, perché facendo parte di un'associazione di volontariato di protezione civile possiamo essere in comunicazione con la prefettura, con la regione o con quanti altri organi interessati ai vari casi, alle varie tipologie. Con questo piccolo apparecchio noi riusciamo a poter comunicare e poter trasmettere un'emergenza. Quindi in breve la sintesi di quello che può essere l'utilità di un apparecchio radio è proprio questa. Soprattutto poi per noi che ci troviamo in una zona molto impervia, dove le montagne o essendo situati noi in una valle, per vari motivi
diciamo, le comunicazioni, c'è un problema anche di comunicazione, e questo molto importante. Diciamo, è importante proprio per questo motivo qua. Anche noi lo sfruttiamo tantissimo, l'apparato radio lo sfruttiamo tantissimo nelle zone boschive, esatto, dove ci magari ti vuole fare alla fine una domanda su questo, perché ci avviciniamo come se voi sapete benissimo temporale. basta andare nella nostra difesa che i telefonini vanno, non prendono in tutto, in quel caso non prenderli. Invece questi piccoli apparecchi dotati anche di un trasmettitore, così come noi ce l'abbiamo e ce l'abbiamo installato su Borgo Celano, possiamo arrivare un po' ovunque e possiamo dare sia un'esatta collocazione di dove noi ci troviamo, oppure segnalare una eventuale emergenza in atto. Sì, giusto per far capire un po' la portata, come dicevamo prima, un episodio di cronaca accaduto un anno fa nella valanga di Rigopiano, si è potuti riuscire a salvare delle vite umane tramite una comunicazione che è avvenuta tramite radio, perché era presente una radio. Bravo Luigi, tu stai ricordando un episodio a me molto sentito, perché fu proprio in quella occasione, proprio per quel motivo, che io anche ho deciso di prendere una carica a livello di regionale e cosa, ho accettato proprio per questo motivo qui, perché quello che a me ha dato, diciamo, orgoglio e poter essere attivi soprattutto quando c'è un'emergenza e poter salvare delle vite umane. Questo è molto importante. A volte si trascurano queste piccolezze, però se uno ci pensa bene, dice: mai possibile che un apparecchietto di questo possa salvare la vita? Noi speriamo sempre che ciò non avvenga dei cose, però nel momento in cui questo può succedere, è sempre meglio sapere dell'utilità di questo piccolo apparecchietto. Molto spesso succede anche qui nei nostri boschi che gente che si allontana per andare durante il periodo, diciamo, a secondo della fuga, le castagne, perché i nostri boschi sono molto ricchi, poi magari a tarda sera non riescono più a ritornare, e cosa che, diciamo, in alcune occasioni abbiamo dovuto già assistere, già sperimentato casi che purtroppo non dopo qualche giorno sono stati ritrovati, ma magari anche privi di vita, e questo non è, come è non è bello, perché qualche tempo fa, perché questi apparecchietti, quelli più sofisticati e quelli che normalmente adopera la protezione civile, hanno e sono dotati di un GPS, in modo tale che possono essere anche localizzati dove si trova. Colgo anche l'occasione per dire che proprio per questa problematica la nostra associazione si sta mettendo su qualcosa che possa dotare persone che anziane di una certa età, che si allontanano oppure vanno nel bosco, di portarsi dietro, che magari saremo noi stessi a fornire, un GPS o una radiolina del genere, in modo tale che localizzare con il vostro sistema.
con i nostri sistemi, nel caso perché lo utilizziamo noi. Questo secondo me può essere una cosa molto utile, ma utile soprattutto a tante persone, tanti anziani che spesso l'unica diversivo che a volte hanno in questa piccola nostra cittadina è andare per funghi, per castagne o per quant'altro, oppure a farsi una bella passeggiata salutare nei nostri boschi. Questo per evitare poi che le persone, è un nostro progetto che spero di poter mettere in atto al più presto e quindi essere anche di utilità in questo alla senso. Comunità. Certo. Senti Ciro, io volevo farti una domanda per concludere la nostra chiacchierata in arrivo all'emergenza. Tu puoi spiegare bene, no? L'emergenza caldo, cioè con l'arrivo del caldo, emergenza incendi, boschivi, sì. Essendo voi una protezione civile molto presente, attiva anche in questo settore, nell'EB, negli altri incendi boschivo, anche in questo caso utilizzate soprattutto la radio, perché andando in posti in cui i telefoni non prendono e altri tipi di comunicazione diverso dalla radio non si possono adottare, lì è molto utile ancora oggi la radio. Ecco, come vi attrezzate e come funziona un'emergenza tipo di questo calibro, di questa portata? Ok, grazie della domanda perché è molto sottile e ambiziosa, soprattutto per quanto riguarda l'emergenza caldo. Noi sappiamo benissimo, un po' San Marco questa emergenza calda la vive come la si può vivere in una grossa città, ma anche noi stessi abbiamo di questi problemi, perché bene o male quello che spesso in Roma, perché nel frattempo prego viene Matteo con il nostro consueto ringraziamo caffè Matteo quotidiano, come sempre ci fornisce durante la chiacchierata. Volevi il caffè, ce lo prendiamo adesso davanti agli amici che ci ascoltano, poi tranquillamente continua. E il terzo perché Matteo? Il nostro operatore che ci ha seguito e ci seguono assiste in questo nostro piccolo. Ti puoi servire se vuoi. E quindi dicevamo l'importanza della radio nell'emergenza caldo, anche se il caldo, come dici, non è che tanto ci assale durante l'estate, però la scorsa estate è stata molto impegnativa, non so se qualche estate fa, dove veramente il caldo si è fatto sentire. Noi su Borgo Celano ci trasferivamo attraverso i nostri operatori, installavamo una roulotte mobile sul piazzale di Borgo Celano, perché il nostro impegno era proprio quello di salvaguardare e mettere anche quest'area a nostro agio sia i giovani e sia i vecchietti, che spesso sono ospiti di Borgo Celano e della nostra piccola cittadina. Certo che l'estate Borgo Celano vive d'estate, popola. Esatto. E vive d'estate, e quindi attraverso queste radioline noi riuscivamo a metterci in comunicazione, anche se per carità il telefono ha pur sempre, però certo, è a costo zero la radio, e poi anche una maniera più ufficiale per queste era anche più rapido, e poi permetteva a tanti altri giovani di fare qualcosa di diverso e di impegnarsi. Mi auguro che voi possiate, la nostra società, possiate ripetere questo esperimento. Sicuramente al più presto. Vedremo insomma un po'. Ti ringrazio Ciro per essere venuto. Grazie nostro a te ospite. Di questa piccola chiacchierata, e grazie a tutti gli ascoltatori che in questa occasione ci hanno seguiti. Lascio a te dare l'appuntamento per la settimana prossima. Prego. Sicuramente la prossima settimana
saremmo ancora qui presenti, ma più che io spero che con l'associazione Luigi, sei anche presente, sì, anche tu. Vabbè, quindi ti ringrazio, alla prossima settimana. Occasione. E okay. Grazie, grazie a tutti. Grazie, Ciro, grazie anche al nostro a Matteo che ci ha dato la possibilità di ospitare, di fare queste quattro chiacchiere insieme, in buona compagnia, diciamo. Okay. Grazie a tutti, alla prossima.